Breve diretta dall'Hotel Vesuvio di Napoli, fra poco avrà luogo la conferenza stampa che vedrà ancora una volta unita la società Calcio Napoli con la Val di Sole, Di Maro Folgarida. Noi stiamo aspettando che arrivi il presidente De Laurentiis e tutto lo staff e anche il sindaco, assessori e responsabili del settore sportivo in Val di Sole. Fra pochissimo la sala è piena, sembra vuota ma invece è pienissima, sono tantissimi i colleghi, anche qualche nome noto dell'ambiente sportivo, del calcio in modo particolare. Siamo presenti con le telecamere di Napoli News Magazine. A breve, come dicevamo, il presidente in questo momento sta in un'altra saletta separata facendo probabilmente gli ultimi aggiusti alla conferenza stampa, anche se lui di solito va a braccio, non legge, fa bene, lui è uno viscerale. Sentiremo anche Carlo Ancelotti. Eccolo qua, il presidente sta arrivando in questo momento. Ciao, come stai? Ragazzi, è come se mi avessi stretto la mano a tutti. Buongiorno presidente. Come dicevamo, è appena arrivato il presidente. Tra poco si inizia. Ecco anche Carlo Ancelotti. Se lui si toglie davanti lo vedrete anche voi. Bravo, si è tolto. Dovresti essere qua. Immagine possiamo dire dal medioevo alla tecnologia, lui c'ha un bastoncino ipertecnologico, io sono ancora in braccio, tranquillo. Lui ha mangiato la pizza con me 2 settimane fa, lo meglio dopo lo sentiamo. Ops, ah che carino, stavo passando davanti, alla prossima pizza. Allora, grazie, vediamo i fotografi di accomodarsi. Eccoci qua, io provo a fare tutte e due le cose. Buongiorno, grazie di essere intervenuti. Vi presento, voi già conoscete Maurizio Rossini, che praticamente è l'anima del marketing del Trentino, quindi è quello che ci ha sempre accompagnato in questa lunga stagione di rapporti, perché quanti anni sono che noi veniamo in Trentino? È il nono anno, poi abbiamo fatto anche 3 o 4 firme mi pare in Trentino, aprendo la strada, e loro sono anche molto intelligenti, perché una volta io dissi però io devo fare Trastevere, e non è che problema c'è, facciamo Trastevere qui in Trentino. Allora questa cosa intelligente è stata ripresa dalle Puglie, per cui la Film Commission delle Puglie l'altro giorno è stata proprio lei, dice ma presidente, se lei viene a dire un film delle Puglie, noi non vogliamo assolutamente che lei parli delle Puglie, lei può girare a Milano qui o può girare a New York. Ah, io mi compiaccio, bene, pure voi avete fatto un salto di qualità. Allora, noi abbiamo poi un nuovo assessore
che sostituisce il precedente, Roberto Failoni, assessore al turismo e lo sport. Poi abbiamo il presidente dell'APT Luciano Rizzi e poi abbiamo anche il nostro amico di vecchia data, Romedio, ex sindaco di dove andremo ancora quest'estate, a Di Maro. Ora, voi vorreste tutti sapere che cosa succede con AMSIC, ve la prendete in quel posto, perché non si parlerà di AMSIC, va bene? Che non c'è nulla da dire su AMSIC. Quando sarà il momento vi convocheremo e vi diremo che cosa è accaduto con AMSIC. È chiaro il ragionamento? Quindi è inutile che cominciate a fare... Domani si deve parlare soltanto del Trentino e se non darete spazio al Trentino non vi dirò nemmeno più nulla su AMSIC fra 3 o 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, quando sarà. Perché voi avete questo brutto vezzo che invece che essere un vezzo è un vizio, invece che essere un vizio diventa un vezzo. Quello sempre di bruciare le notizie, dicendo un mare di cose inesatte. Poi io mi diverto, perché ormai è come leggere un fumetto, no? Quando io vi leggo, anche le televisioni dicono un mare di cose, mi meraviglio di Media Sport, di Mediaset Sport, che ne hanno detta una colossale l'altro giorno. Dico, ma evidentemente non avendo più nulla a che fare come trasmissione rispetto a prima, dicono delle cose forse perché così credono di essere eclatanti. Allora, noi è il nono anno che andiamo in Trentino. Io, caro assessore, vorrei farle una proposta. Questo accordo durerà 3 anni, quindi andrà avanti per i prossimi 3 anni. È un accordo dove noi abbiamo fatto degli sforzi per andargli incontro, è un accordo dove loro hanno fatto degli sforzi per venirci incontro e io li ringrazio, anche perché quest'anno per la Val di Sole non è stato un anno facile, ci sono state delle disgrazie, c'è stato un delirio imprevedibile, per cui anche in un momento in cui questa solidarietà che nel Trentino così come in Italia è vivace e è un plus che tutti quanti noi italiani abbiamo, si è fatta sentire, quindi c'è stato un recupero vortiginosamente veloce e quindi c'è qualcuno come chi aveva un campeggio che ancora sta soffrendo, me ne dispiace moltissimo. E devo ringraziare Rossini e tutti loro perché hanno fatto in questo momento uno sforzo notevole per continuare a lavorare insieme a Napoli. Allora io qui lancio un'idea, assessore. Noi dovremmo, caro Nicola e caro Alessandro, che siete due responsabili della comunicazione e del marketing, cercare fin da adesso di buttare giù, magari anche entro le prossime 2 ore con l'assessore Failoni, una possibile costruenda opportunità, cioè quella di dire facciamo un torneo ogni 3 giorni tra 10 squadre di bambini, in modo tale da dare una opportunità ai genitori di tenere impegnati i bambini in una pseudo scuola calcio Napoli Trentino. Che mi piace questa idea, scuola calcio Napoli Trentino, scuola calcio Napoli Di Maro, poi vedete voi come gestirvela. Però è un qualche cosa dove noi, mettendo a disposizione insieme a loro dove andavano a giocare mio nipote, i tuoi figli
eccetera eccetera, dobbiamo, secondo me, lì possiamo fare dalla mattina alle 9 al pomeriggio alle ore 19, sono la bellezza di 10 ore, circa 20 partitelle al giorno, quindi ha voglia a mettere bambini. Cerchiamo di combinarci con degli allenatori, 2-3 allenatori nostri da trovare, anche forse in Trentino, perché no, sicuramente ci saranno delle forze locali, e vedere un attimo quindi di unire l'utile al dilettevole, di far divertire tutti quanti, in modo tale anche che i genitori possano partecipare con spirito agonistico a questa costruzione, perché noi possiamo far giocare dai bambini di 7 anni fino ai bambini di 14 anni, e quindi mi sembra che quella sia una fascia di età giusta, che io ho sempre visto tra le file lì, perché non è che tutti quanti, andando tutti i giorni al campo a vedere un allenamento, va bene una volta, va bene due volte, ma noi possiamo anche costruire questo intrattenimento all'atere, tanto per, perché è una cosa che abbiamo sempre detto ma non abbiamo mai fatto, invece questa volta secondo me va fatta, al di là ovviamente del villaggio che Formisano molto diligentemente e creativamente ha sempre costruito per l'intrattenimento quotidiano mentre si sta al campo, però questa è un'altra cosa che secondo me, se è ben organizzata, se c'è qualcuno che ci si dedica, se vengono fatti gli ordini del giorno appesi nelle varie, nei punti chiavi della città che dicono quello che avviene il giorno dopo, un po' come quando noi facciamo i film in trasferta, e secondo me questo può dare dei notevoli risultati. Ma io che dire, Assessore, sono felice e contento di aver rinnovato per i prossimi 3 anni questo accordo, cercheremo sempre di migliorare. Veda, gli altri appartengono al mondo dei Charlie Stellitano, che vogliono che uno vada in America, che uno vada in Oriente, io dico no, io devo rimanere in Europa, io devo preparare bene la stagione, perché i soldi si raccolgono in un altro modo, non facendo delle tournée un po' frescone dove tu devi andare in Australia, non dormire, dormire in aereo, fermarti a Hong Kong o fermarti a Singapore o fermarti a Pechino, rientrare, cioè, ma che significato ha? Noi dobbiamo prepararci al prossimo campionato che secondo me sarà molto vivace, perché con un Inter che si sta rinnovando, con un Milan che si rinnoverà, con una Juventus che forse si acqueterà, cioè voglio dire, diventa diciamo un campionato per il futuro più calmo, più diciamo omogeneo, fermo restando che ancora non è detta l'ultima parola, perché a un certo punto vedo che potrebbero accadere anche delle cose interessanti nei prossimi 2-3 mesi, quindi mi dispiace che i tifosi che vogliono, la loro ambizione è solo vincere lo scudetto, no? Non è essere una squadra forte che rappresenta in maniera entusiastica i colori della città. Vedere che in una partita dove noi all'andata avevamo perso 3-0 e quindi vendetta, grandissima vendetta, dovevamo stare tutti quanti allo stadio con dei prezzi bassissimi, ieri c'erano solo 17-18 mila persone. Io dico, ma così si è tifosi del Napoli? Bah, sono molto meravigliato, questo accade anche in molti altri stadi. Però poi ci sono degli stadi dove, per esempio, Milan-Inter quest'anno, insomma, non è che stanno brillando, eppure, voglio dire, quando tu vedi che San Siro, per una partita anche meno importante delle nostre a livello europeo, ti incassa in una sola partita 5 milioni e 800 mila euro, e noi con 3 partite superiamo appena i 5 milioni, uno comincia a dire, ma signori, voi vorreste fare le nozze d'oro con i fichi secchi? Cioè, noi... Io sono 3 anni che chiudo il bilancio in rosso, questo è un terzo anno che per la prima volta io chiudo un bilancio in rosso, e la Finmarro lo chiude inutile, così almeno i fregnacciati che dicono che io faccio il calcio perché non produco più, gli dicono guardate che io in America ho ripreso la mia attività e sto preparando 3 film americani completamente finanziati da me,
Filmauro e non dal Calcio Napoli. E poi anche se fosse, Calcio Napoli è una società per azioni con finalità lucrative, questo bisogna che ci si metta in testa che il calcio è diventato questo, cioè il calcio è un'industria, punto e a capo, e voltiamo pagina. Allora, io passo adesso la parola a Carlo Ancelotti come altra voce del Napoli, per sapere, Carlo, tu avevi un sacco di critiche sul Trentino, avevi detto ma ci siamo trovati male, abbiamo mangiato male, mi veniva mal di testa. Siamo stati molto bene, siamo contenti di ritornarlo, i rappresentanti del Trentino lo sanno benissimo, che abbiamo trovato delle strutture ottime. Devo dire che l'unica perplessità era legata al, prima di andare l'anno scorso, era legata al terreno di gioco, perché avendo un campo sole, allenandoci tutti i giorni, ci potevano essere dei problemi. In realtà il campo è tenuto benissimo e quindi contentissimi di ritornare, soprattutto, come ha detto, contentissimi di avere la possibilità di fare, diciamo, una preparazione, diciamo, ad hoc, come siamo riusciti a fare l'anno scorso. A mezzogiorno del 6 è l'appuntamento lì a Di Maro, eh? Quindi noi saremo il 6 dalle ore 12, primo allenamento, nel pomeriggio credo alle 17 o alle 18, non so, a seconda del caldo che farà. Dica lei, non saprei. No, dica lei. Presente, 6:26. 6:26, perché dopo ci dovrebbe essere quella che avevano detto riservato, non bisogna dirla, non bisogna parlarne, ci dovrebbe essere una partita, tanto ne avete parlato voi, io non dico più nulla, così non potete dire notabilmente che io ho sputtanato la cosa. A caldo. Non si sa. Va bene, allora. Allora passiamo la parola adesso al nuovo assessore. C'è prima un video forse, mandiamo un video fatto da loro e poi la parola, così sentiamo oltre al viso anche che voce ha il nuovo assessore del Trentino. Vai Bianca. Bisogna spegnere le luci, scusate. Bloccalo, bisogna almeno attenuare, ecco, vai. Per le parole che hanno espresso verso la nostra provincia.
per me è la prima volta, quindi anche un'emozione particolare vicino ai nostri amici del Trentino, ma soprattutto a due grandi persone. E devo dirvi che quando abbiamo fatto il primo incontro col Presidente è stato un incontro veramente piacevole e credo che in poco tempo si è trovata anche una soluzione che penso soddisfi sia Calcio Napoli, ma soprattutto il Trentino, la Val di Sole e soprattutto Di Mauro Folgarida, una località che, come sapete, alla fine di ottobre è stata colpita da un maltempo terribile, però da buoni trentini ha saputo risollevarsi in una maniera formidabile, partendo con un inverno eccezionale. Se volete scriverlo domani, da ieri abbiamo più di un metro di neve fresca sulle piste da sci e questo penso che sia una notizia importante anche per i tanti napoletani che magari vogliono venire a trovarci durante questo. Io vengo al 15. Ecco, Presidente, grande spot. Ecco, questo ci tenevamo molto a farlo presente. Però diciamo che l'aspetto più importante è questo rapporto di amore tra sport e Trentino e Calcio Napoli da 9 anni e che si protrarrà sicuramente per altri 3 anni. Penso che questo sia una testimonianza da parte nostra di un'attenzione particolare per la Val di Sole, per Di Mauro Folgarida, ma anche diciamo questo rapporto che è nato tanti anni fa, mi dicono quasi per caso, Presidente, e poi negli anni è diventato veramente un rapporto eccezionale con la nostra Trentino Marketing, con tutti quanti, e anche le parole del mister Ancelotti, che insomma, almeno per me che mi piace il calcio, è un mito tra gli allenatori a livello mondiale. Parlando della località ne ha parlato più che bene, e del manto del campo, che penso sia l'aspetto più importante per i giocatori, che guai se qualcuno si fa male in ritiro, insomma. Questo è quello che io oggi vi volevo dire. E partiamo il 6 di luglio, quindi le 3 settimane centrali. Ringrazio anche il Presidente per l'idea che ha messo lì per quanto riguarda i bambini, che può essere un'ulteriore opportunità di rapporti tra il Calcio Napoli e il Trentino. E diciamo che noi guardiamo sicuramente all'aspetto sportivo, però come assessore al turismo devo anche guardare a tutti coloro che vengono durante quelle 3 settimane da Napoli e da tutta Italia e anche da alcune parti del mondo, perché sapete che i tifosi napoletani ce ne sono dappertutto e penso che questo sia un aspetto molto importante per una località turistica e per una valle come la Val di Sole, ma anche per l'intero Trentino. Quindi io ringrazio, sono molto onorato oggi di essere qua a rappresentare la provincia autonoma di Trento, che da poco più di 2 mesi ha cambiato l'amministrazione e oggi, ahimè, sono qua io ad avere questo grandissimo onore. Quindi rapporto sport... Ahimè. Presidente sa perché. Ecco, comunque ringrazio poi per un altro aspetto, quando ha voluto veramente dare oggi risalto esclusivamente al nostro Trentino. Questo credo che sia un aspetto per noi formidabile e Presidente la ringrazio veramente di cuore, perché il Trentino, la Val di Sole e Di Mauro Folgarida hanno bisogno tantissimo di tutti e anche del Calcio Napoli, perché comunque il marchio del Trentino, che grazie a voi fa il giro d'Italia e di tutto il mondo. Per il momento mi fermerei qua. Grazie Assessore. Direi anche per la forza che hanno avuto i trentini di rimettere in piedi quella valle che è stata colpita in maniera molto più dura di quanto non si pensi, forse perché voi siete persone riservate e tutto quello che succede da voi non lo enfatizzate nemmeno quando ci sono cose del genere. Però io un applauso forte ve lo farei, veramente. Darei la parola a Luciano Rizzi, che ha qualcosa da dirci e credo che debba poi farci vedere un altro filmato. Prego Luciano, vuoi partire prima dal filmato? Partiamo dal filmato e abbassiamo le luci. Sì.
con audio forse meglio. I come from a land far off in the north, and I've come to... Ice is alive. It took me many years to find the voice in the ice and to learn how to release it. And now it's the moment. Let's listen to the music. Va illustrato perché in realtà mi rendo conto che è un po' difficile. Un saluto a tutti. Questa è stata un'iniziativa che ci ha proposto un artista americano. Trattasi di un igloo che tiene 200 persone sviluppato a 3000 metri d'altezza, dove il giovedì e il sabato vengono fatti dei concerti di musica diversa, fatta e suonata con strumenti di ghiaccio. Abbiamo avuto una risonanza su tutti i TG e la settimana scorsa c'era addirittura una troupe della Cina che guardava questa curiosità. Questo perché noi abbiamo fatto un progetto che vogliamo fare in modo che l'estate pareggi quello che sono la presenza turistica invernale, che per noi è molto alta. Partivamo da un 66% d'inverno, 33% d'estate. Ovviamente abbiamo chiesto un contributo ai nostri impiantisti per far crescere l'estate, ma dobbiamo anche dare l'idea che non dobbiamo crescere l'estate a scapito dell'inverno, ovviamente, mantenendo gli stessi numeri, per cui questa struttura dava l'idea che vogliamo anche rafforzare l'inverno. L'estate fa parte di un progetto, il Napoli fa parte di un progetto, non a caso sposiamo il Napoli per un motivo molto semplice. Per quello che riguarda il turismo, per noi è importante avere una squadra che sia disposta a fare un ritiro completo, non la squadra classica dei 6 giorni, per dire che abbiamo avuto X squadra. Per questo mi sono battuto, siamo battuti tutti per riproporre questo matrimonio. Sono felice che sia andato in porto. Abbiamo raggiunto adesso il 45% di presenze estive, tendiamo al pareggio. Speriamo che Napoli ci dia la mano in questo. Una cosa che voglio elogiare sono i tifosi del Napoli, perché ovviamente va un po' capito, noi del nord, quando ci ha proposto il Napoli 8 anni fa, in Val di Sole sono 8 anni, sono 9 in Trentino, 8 in Val di Sole. Io mi ricordo che avevo volentieri accettato la proposta, fatto sta che con orgoglio dobbiamo dire a tutti che noi in tutti questi anni non abbiamo mai avuto un problema con un solo tifoso del Napoli, contrariamente a altri ritiri di squadre vicine dove abbiamo avuto molti problemi. Va detto, come avrei detto all'incontrario, va ribadito anche questo. Un'altra cosa che ci tengo, oltre alla disponibilità del vostro presidente e del suo staff, mi è piaciuto molto il rapporto avuto con il mister. Si è avuto un approccio anche di stampo turistico, nel senso che ha capito le nostre esigenze, noi rispettiamo molto la parte tecnica, ogni tanto rompiamo le scatole perché noi ce le rompono i nostri ospiti, lo facciamo volentieri perché questo vuol dire far turismo, e ringraziamo il mister della disponibilità che ci dimostra. Stessa cosa per voi, perché ormai anche con i giornalisti ormai è matrimonio, perché ci è venuto tanti anni, non possiamo che dire questo. Siamo davvero felici anche appunto di poterlo fare per 3 settimane e per i prossimi 3 anni. Era un'altra cosa che ci tenevamo, non fare un contratto spot ma fare un contratto duraturo. Ce lo chiedono poi peraltro gli innumerevoli
clienti, giornalisti, tifosi che mi massacrano per telefono, quando mai ho dato il telefono a tutti, perché mi dicono: ma Presidente, posso prenotare? E lì sotto c'è veramente un ufficio turistico, nel senso che ormai ognuno si colloca da solo ed è molto più bravo che i nostri uffici. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie Luciano. Luciano, io so che tu non hai bisogno di promozione, perché ormai si è consolidato questo stare napoletano in Trentino presso la Val di Sole, però laddove tu avessi bisogno di costruire uno spot di 90 secondi, che sono una misura secondo me sufficiente per poter raccontare che cosa si fa, che cosa si offre, quali sono i programmi, dal 6, ricordarlo a tutti quanti, di prenotare in tempo, quindi siete voi che dovete dettare le copyline delle vostre esigenze, dopodiché l'uomo tuo che costruirà questo, diciamo, spot, questo filmato, si metterà in relazione con Formisano e insieme, se nel giro di 3 settimane, perché dico, di solito per fare un piccolo film da 90 secondi una settimana si fa, ma diciamo 3 settimane, ce lo consegnate e lo facciamo andare sul web, sul nostro sito, lo giriamo e voi lo fate andare sul vostro, in modo tale che si possa dare un'informazione un po' più spettacolare, un po' più moderna, un po' più cazzuta tra virgolette, da dare in pasto a quelli che saranno gli aficionados o anche dei nuovi arrivi per il periodo del nostro ritiro. Ne approfitto molto volentieri, infatti l'ultima nostra promozione è basata proprio, quella che esce adesso per l'estate, su delle storie, quindi abbiamo storie dell'artista, abbiamo storie dell'accompagnatore, molto volentieri accettiamo questa proposta e ci attiviamo a farla molto bene. No, perché magari la possiamo fare anche più lunga, mettendoci anche quest'idea dei giovanissimi che possono far, potremmo stabilire addirittura il torneo di Val di Sole con tanto di coppa per i ragazzini che vanno dai 7 ai 14 anni. Molto volentieri, grazie. Allora, prima di dare la parola ai giornalisti, voglio solo darvi in anteprima un'idea di Edoardo De Laurentiis con l'assessore Failoni. Noi siamo siamo la squadra che dedica maggior tempo agli autografi, nessun'altra squadra nei ritiri fa firmare tanti autografi e tanti selfie ai propri tifosi come fa il Napoli. L'idea di Edoardo e dell'assessore era quella di provare a identificare delle giornate, delle sedute dedicate solo ai bambini, e quindi si unisce all'idea del presidente. I bambini devono essere quest'anno il nostro motore per, come dire, innovare ulteriormente e creare qualche cosa di diverso. Allora, ora partiamo con le domande, ricordando che siamo ad una conferenza stampa di presentazione del Trentino. Io penso che potremmo anche non fare le domande, nel senso che ormai hanno detto tutto, ma se ci sono altre curiosità, aneddoti sul ritiro, io... Lo smilzo, l'azione. Ecco qua, partiamo da Massimo Molini, allora Sky, questo signore con i capelli bianchi, qui, se potete dare un microfono, non c'è un microfono in mano a quella signorina? Ecco. Molto rapidamente, lui. Grazie. Sul ritiro cominciamo con Ancelotti. Certo, rimango di Manchester. No, le volevo chiedere, questo ritiro così lungo, quanto ha portato, se se ne rende conto in base alla sua esperienza in questa stagione, quanto è importante, quali sono le controindicazioni magari di gestire un gruppo per così tanti giorni, se ce ne sono? Ma in percentuale non so che tipo di vantaggi può dare, certamente se diciamo un po' un ritorno al passato, quando io dico il progresso e il regresso, si cerca sempre di innovare, ma alla fine si torna indietro, si è ritornati a fare i ritiri come si devono fare, cioè quindi dedicare i primi 10 giorni diciamo a un tipo di lavoro aerobico e poi dopo piano piano incrementare.
il lavoro, fare lavori di forza, cioè 3 settimane. Io dico che per preparare bene una squadra sono necessarie 5 settimane, non 3 settimane. Le prime 3 settimane sono legate soprattutto al lavoro fisico e alla preparazione degli atleti. Le altre 2 settimane, soprattutto la 4ª settimana, è legata soprattutto, diciamo, all'organizzazione di partite amichevoli, e la 5ª settimana è dedicata, diciamo, alla preparazione finale per l'inizio della stagione. Una volta si pensava che erano necessarie 7 settimane. E quindi il fatto di ritornare indietro è chiaro che è molto positivo da un punto di vista di prevenzione di infortuni, non dico tanto, diciamo, di performance, quanto dico, se tu previeni bene, prepari bene questo periodo, hai meno possibilità di avere infortuni durante la stagione. È complicato però tenere tutto il gruppo 3 settimane, la gestione. No, perché? Magari insomma sono ormai tutti abituati a ad altri ritmi. Sì, però devi considerare che il calciatore, soprattutto nella parte iniziale, non sta, diciamo, in un posto unico, che peraltro, diciamo, molto accogliente, cioè noi stiamo bene, ci divertiamo, cantiamo, giochiamo a carte, c'è chi vince, c'è chi perde. No, c'è chi vince e c'è chi perde, no? I giocatori sono abituati a star qui, ci piace molto, per cui non è un grosso problema. Al Presidente invece volevo chiedere una cosa, giustamente lei ha ricordato che il calcio è diventato un'industria, quindi voi vendete un prodotto, immagino che cerchiate le soluzioni per vendere bene il vostro prodotto. Le chiedo, questo caso, questa diminuzione dell'affluenza al San Paolo, secondo il vostro punto di vista, da cosa dipende? Cioè, qual è il fattore predominante? L'impianto vecchio, un campionato che sulla carta, poi lei ci ha detto no, potrebbe riaprirsi, sulla carta ha già detto molto. Qual è secondo lei la principale causa di questo calo di affluenza al San Paolo? Allora, innanzitutto non è diventato un'industria, ma è un'industria dal 96, perché nel 96 fu suggellato il cambiamento fondamentale, che in altri paesi, tipo la Spagna, ancora non è avvenuto. Sai, il problema degli stadi tu lo devi andare a vedere nel processo inglese. Cioè, noi non abbiamo mai avuto in Italia un politico con la vision e con la fermezza di una Thatcher. All'inizio degli anni '80 gli hooligans creavano dei veri problemi. La Thatcher innovò creando una nuova legge. Nessuno poteva stare più in piedi, gli hooligans dovevano rimanere a casa, non potevano nemmeno andare nei pub o nei bar a vedere sui grandi schermi che ormai dilagano in tutti quanti i bar del mondo la partita. Negli stadi c'era un responsabile, diciamo il questore dello stadio, con la prigione nello stadio. Allora, per 3 anni, 4 anni, gli stadi inglesi si sono svuotati, non ci andava più nessuno. Poi piano piano si sono ripopolati con le famiglie, con i giovanissimi, con i bambini, con i veri tifosi, quelli che sono veramente affezionati da piccoli ai colori della propria squadra. E allora hanno cominciato a rifare gli stadi. Ma se noi in Italia, durante Italia 90, ci siamo rubati i soldi per rifare gli stadi e non li abbiamo sistemati, forse sì, ecco. Lo stadio a Bari fu
fu fatto ex novo, magari sovrastrutturandolo, 75.000 posti, ma nessuno si è mai posto negli anni il problema che la virtualizzazione dello stadio era in essere. Anche voi, io mi ricordo, nella palazzina dei giornalisti nel lontano 99, quando io mi presentai con un assegno da 120 miliardi della Banca Nazionale del Lavoro per Ferlaino e lui mi fece causa, adducendo che gli avevo distratto la campagna abbonamenti, causa che vincemmo dopo 3, 4, 5 anni, non mi ricordo, alla vigilia della mia presa del Napoli. Io nella sala stampa, dove tutti quanti voi o i vostri predecessori vi aspettavate che io riparlassi di calciatori, di nuovi Maradona, di nuovi geni del calcio da comprare, io feci un discorso sullo stadio virtuale. Nessuno ci capì nulla e tutti andarono via delusi. Mi ricordo che il giorno dopo Mario Sconcerti mi venne a trovare via 24 maggio a Roma e mi disse: De Laurentiis, che delusione ieri. Io: perché? E io mi aspettavo altre cose. Beh, dico: perché non capisci nulla del giornino. Io ho una vision che va al di là. Dico: scusa, è diventata industria il calcio? Allora io devo avere una visione da industriale. Io non è che, se sono un vero imprenditore, devo dividere la mia anima, non posso essere tifoso e imprenditore, perché il tifoso, se faccio solo il tifoso, sbaglierò sempre. Io, per difendere i colori di questa città e per non farla più naufragare in un fallimento, mi devo imporre di essere imprenditore. L'imprenditore combina i fattori della produzione secondo una logica di mercato, non è che può essere un filosofo o un poeta. 2 più 2 deve fare 4, non può fare 6 e poi diventa 3. Quindi, tornando a noi, gli stadi non abbiamo mai investito negli stadi. Io ho letto un articolo, non mi ricordo se era sul Corriere della Sera o sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che faceva il calcolo su San Siro e dicevano: no, lì per l'Inter e per il Milan, e parliamo di due società che lo riempiono molto spesso, ci vorrebbero due stadi da 25.000 posti. Allora, se poi noi partiamo da un concetto che questo è il paese più bello del mondo, ma che dalla Seconda Guerra Mondiale è in mano alla delinquenza organizzata, che in questi ultimi 60 e più anni si è addirittura riqualificata, ripulendosi, i cui nipoti si sono laureati nelle migliori università americane e dove sono diventati proprietari immobiliari di quasi tutta New York. Allora diventa difficile allontanare anche quelle frange criminali che sui nostri spalti allontanano i bambini e le famiglie e le persone per bene, dicendogli: questo posto è mio, levati da qua, vai via. Insomma, io mio figlio o mio nipote non ce lo porterei, forse. Allora, qui certi spalti sono diventati, più che spalti, filosofia di uno spalto. Quindi si vive quel determinato posto, e non faccio quindi indicazioni precise, come quasi un messaggio filosofico, come se fosse un processo associativo con un marchio. Tu appartieni a questa sponda e non appartieni a quell'altra. Allora, il problema qual è? Il problema è che nel 2014, come si chiamava il ministro pelato degli interni dell'epoca? Minniti. No,
Alfano insieme a Renzi ha modificato la legge dicendo negli stadi bisogna dare il Daspo a coloro che fanno questo, ovvero a tutti coloro che negli ultimi 5 anni hanno commesso questi delitti particolari, furto con rapina, rapina a mano armata, spaccio di droga, omicidio, bidibim. Allora, se voi parlate, perché questo è molto divertente, voi dovreste convocare una riunione, se volete vi faccio io parte dirigente, con Gabrielli, galantuomo, capo della polizia, e un altro galantuomo che è De Jesus, questore, il quale che fa? Dice: io, caro Presidente, ho le mani legate, perché sull'interpretazione di questo ovvero si è scatenato l'inferno con ricorsi al TAR, a destra, a sinistra, se non facciamo entrare Tizio non facciamo entrare Caio. Ragazzi, cioè nel 2019 noi dovremmo avere una chiara, come si può dire, anagrafe di chi ha commesso i delitti e avere nel tornello un dispositivo automatico che quando ti inserisci il biglietto te lo rifiuta. Cioè no, ma sai, imbroglierebbero comunque perché falsificherebbero il biglietto. Ho capito, bisogna studiare con schidata una modalità, però qual è il rischio? Che gli stati rimarranno pressoché sguarniti di un grande pubblico, probabilmente, ma forse, come in Inghilterra è già successo, riacquisteremo. Il problema è che in Inghilterra avevano una connotazione pseudopolitica, da noi ha una connotazione di stampo mafioso, è diverso. Allora sai, non si deve mai fare accuse, ma pensar male ci vuole poco. Cioè che il nostro Stato sia costretto a una complicità da 70 anni a questa parte, non lo dico io, lo dice la storia. È chiaro il ragionamento? Ecco, allora, perché qui ci abbiamo di fronte, cioè adesso io vi faccio una domanda a voi, perché voi siete quasi tutti genitori, no? Lo Stato ha mai investito sui bambini come il futuro della nazione? A me non mi pare. Sono passati quanti decenni da quando c'è l'Europa Unita? Si è stabilito che la lingua del paese doveva essere, oltre che la lingua locale e i dialetti locali, che sono secondo me un arricchimento culturale straordinario, strepitoso, ma doveva essere l'inglese? Noi avremmo avuto oggi gli italiani che parlavano tutti inglese e che erano cittadini del mondo. Questo non è avvenuto. Noi continuiamo a non andare a votare commettendo la più grossa cazzata del mondo, perché se il 90% degli italiani andassero a votare le cose cambierebbero ed esprimeremmo una forza che a richiesta si deve rispondere. È chiaro il ragionamento? E allora se dallo sport più popolare nasce un'indecente connivenza di irregolarità tra Stato e frequentazione, che viene addirittura giornalisticamente pimpongata tra cosa ha detto Tizio e cosa ha detto Caio, cosa ha detto Salvini, cosa ha detto quell'altro. Insomma, scherziamo sempre sui problemi fondamentali. È vero che noi italiani siamo pieni di ironia e di umorismo, però questi sono problemi importanti, sono problemi di etica, di educazione, perché attraverso i valori dello sport si cresce un individuo. Perlomeno io la penso così, poi non so voi come la pensate. Poi quando è tutto bene tra la luce e il vino, perché torni a casa e davanti a un piatto di spaghetti fatti bene ti ritorna il buon umore.
magari spingi la televisione così non ti incazzi nemmeno, no? Però questa è la verità. Dopo questa sintetica risposta, cosa, Massimo, per chiarire invece un altro aspetto che è tipico, diciamo, del ritiro, stai disposto a fare una ripresa in diretta di una sfida a carte tra mister Ancelotti e il presidente in maniera che si capisca definitivamente chi è più bravo? Per la presa dal direttore, dalla direzione, siamo, non credo ci siano problemi, però magari chiediamolo prima alla direzione. Ma io vorrei sapere chi di voi è bravo a giocare a 3-7? Nessuno? Tu sai giocare? Vai allora, ti improta. Eccoci qua. Presidente, se non ricordo male, in passato lei aveva parlato anche di progetti ed eventuali tournée in Cina. Allora, la mia domanda è, intanto cosa poi le ha fatto cambiare idea? Cosa è accaduto in questo tempo? E poi una curiosità, prima ho intravisto Stefano Ceci, amico di Diego Armando Maradona, se quel famoso progetto con Maradona di cui sempre ci ha parlato in passato è andato in porto, andrà in porto, se magari è una pura casualità. Grazie. Allora, su Maradona non lo sento, non li sento da parecchio tempo su questo argomento. Ho sentito Ceci quando mi ha suggerito un certo campione argentino qualche mese fa che però non rientrava nei nostri programmi. Per quanto riguarda la Cina, io amo molto la Cina. Mio nonno cucinava in Cina, mio nonno materno, quindi figuriamoci, nel lontano 1920. Cucinava? Cucinava, un grande cuoco. Guarda, a casa mia, tra la fabbrica di pasta e Paterna e cuoco medagliato in Cina, padre di mia madre, io voglio dire, no, non c'è mai mancato il sorriso davanti a un piatto di qualcosa. La Cina io l'adoro, però è molto lontana. Non è come dice Bellocchio, la Cina è vicina. La Cina è molto lontana. E quindi sai che cosa c'è? Che io le provo un po' tutte, no? Ho cercato anche di fare due squadre americane, poi quando ho visto che in America sono dei grandi volponi, ma non hanno capito che se non vanno tramite i broadcasters non riescono a imporre degli altri giochi, sono più consolidati, no? Attraverso le università, questo e quell'altro. È vero che in America c'è un'emigrazione da parte del Sud America, ci sono dei portoricani, ci sono dei che sono per il calcio, però non è così semplice. In Cina, quando la prima volta, tantissimi anni fa, andai a visitare la squadra di Pechino e la squadra del Porto di Pechino, che erano due squadre completamente diverse, mi dissero, no, sa, Presidente, guardi che qui noi il portiere deve essere assolutamente cinese. Dice perché? Perché noi lo possiamo spiegare in maniera molto chiara. Ma io capii perché probabilmente a Umahum bisognava organizzare i risultati in un certo modo. Allora io mi tirai indietro. Questo era molto tempo fa, molti anni fa, più di 10 anni fa. Ora, sai, la Cina, intesa come la intendo io, la intendo essere stanziali lì durante tutto l'anno e poi fare un ritiro di 21 giorni anche là, cioè non fare le tournée a destra, a manca, eccetera. Però che succede? Che d'estate lì c'è il torneo, quindi con chi giochi non trovi da giocare con delle altre squadre. Quindi diventa complicato e organizzare invece questi tornei alla Charlie Stellitano a me non mi è mai piaciuto, non mi è mai interessato. Però mai dire mai, sai, io sono uno per esempio innamorato dell'Africa, avrei voluto che i miei figli si fossero piazzati chi in Cina, chi in Africa, chi in America, non ci sono riuscito, spero che i miei nipoti seguiranno queste mie indicazioni, ma l'Africa è un altro grandissimo territorio pieno di ricchezza,
che abbiamo lasciato in mano ai cinesi, capito? Quindi voglio dire, pensa soltanto ai calciatori che vengono all'Africa. Allora, Italia Mele, poi Corrado, poi De Maggio e poi Giordano. Non appena diciamo queste riunioni sono finite, possiamo fusioni diciamo affettuose. Bene, salutiamo l'assessore che immagino se ne stia andando. Ciao a me. Cosa sarebbe una conferenza stampa senza di noi? Sei il presidente che ha il dono della sintesi, il dono più straordinario che ha. Prego. Allora, per Canale 8, presidente, velocissimamente spero per lei, buonasera, anzi buon pomeriggio. La continuità è un'arma vincente in qualsiasi attività di tipo imprenditoriale, anche poi nelle relazioni sentimentali a quanto pare, e lei è uno di quelli che ama avere rapporti continuativi. E poi, per un altro a scelta dei rappresentanti del Trentino, l'Italia è un paese verticale con tante divisioni, ne abbiamo avuto anche tante prove negative ultimamente, ma questo ritiro e questo fil rouge che unisce il Trentino con Napoli è un bel esempio di unità nazionale, andrebbe un po' anche trasferito a tutti quelli che questo invece non hanno capito. Grazie. E si è dato una risposta da sola, lei ha fatto un excursus straordinario dove ha raccontato dalla A alla Z quello che dovrebbe essere di stimolo per il paese. Io mi auguro che lo sia, ma purtroppo sa, sono delle gocce in un immenso oceano di così, intolleranza, incapacità organizzativa, serenità e serietà soprattutto, perché ognuno fa la propria partita senza pensare veramente che chi sta di là è l'utente che dovrebbe ricevere i successi della politica. Corrado e poi De Maggio. Buongiorno a tutti, la mia domanda è per i nostri amici trentini, sono stato da loro la settimana scorsa, diciamo che dopo quello che si è verificato ad ottobre avete lavorato benissimo. Mi permetto di dire agli amici napoletani che siete già pronti ad accoglierci, volevo sapere, fatta questa piccola premessa secondo me molto importante, volevo sapere da voi se già avete studiato anche tutto il programma che poi aspetterà i tifosi che verranno come al solito numerosi lì da voi. E poi a mister Ancelotti, ho visto che parlava con il suo collega Romedio Menghini, che adesso fa il mister della Solanda, volevo sapere se gli ha chiesto qualche consiglio per la sua squadra. Rivolta a me, cioè io. No. A mister Ancelotti, mi sapete se ti ha dato qualche consiglio. Abbiamo parlato di qualcosa, ma non siamo entrati nei particolari. Insomma. Confermo il punto. Prego, Maurizio. Sì, il programma segue un po' la linea degli anni scorsi, quindi in accordo con la componente tecnica della società e con la società attraverso il suo presidente, abbiamo confermato nella struttura del contratto più o meno la programmazione solita, nel senso che era confacente alla parte atletica di preparazione ed era, credo, molto apprezzata anche dai tifosi. E quindi ci aspettano altri 21 giorni, che noi chiamiamo 21 giorni di festa, perché il messaggio bello che vogliamo dare a tutti è: venite in Trentino a rimettervi in forma, a rimettersi in forma, lo fanno i grandi campioni a partire appunto dal Napoli. La stessa cosa la possono fare anche tutti gli altri. C'è un territorio ben organizzato, credo un'ospitalità molto, molto apprezzata, e rispondendo anche alla questione di prima, credo che non sia mai esistito alcun problema di relazione, no, tra trentini e napoletani, anzi credo sia anche diventata un'occasione per ritrovarsi in Trentino. Abbiamo tantissimi napoletani che arrivano, ma non da Napoli. Sono tifosi della società, ma arrivano dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, gente che è fuori casa magari per studiare, oppure imprenditori, persone che lavorano lì ma che hanno mantenuto un affetto fortissimo per la propria squadra al punto da volerla seguire per la loro vacanza estiva. Quest'anno portiamo questa novità: da un lato annunciamo le date già a fine gennaio, primissimi di febbraio, grazie alla società per aver
finalmente accolto questa nostra esigenza importante, volevamo dare un segnale subito che Di Maro era in pista, Di Maro si è riorganizzato immediatamente, come hai detto tu prima, è pronto non solo per la stagione invernale come abbiamo visto, ma è prontissimo anche per l'estate. Lo facciamo con un accordo di 3 anni, quindi non abbiamo più il dubbio come lo scorso anno, 2 anni fa, ma annunciamo da subito che avremo un ritiro lungo di 21 giorni anche nel 2020 e anche nel 2021. La struttura, come dicevo, si conferma, quindi avremo almeno 3 partite amichevoli, avremo le sessioni degli autografi, avremo tante sessioni di allenamento aperte al pubblico, avremo una serie di appuntamenti la sera, alcuni ben strutturati dall'inizio e poi, grazie anche all'aiuto del Presidente, c'è sempre qualche novità, qualcosa che ci inventiamo e che si inventa all'ultimo momento, e questo fa, insomma, del ritiro del Napoli, credo, uno degli eventi più belli dell'estate nelle Alpi e dell'estate in Trentino. Quindi su questo noi, insomma, questo messaggio lo vorremmo, grazie a voi, inviare da subito ai tanti tifosi napoletani che dal mese prossimo, tra un paio di mesi, cominciano ad organizzarsi anche le vacanze estive. Poi, come ha detto bene il Presidente prima, insomma, vedremo di individuare anche qualche momento, no, di solidarietà importante. Io vorrei ricordare che questo non è il primo appuntamento di questo tipo, ahimè. Nel 2012 avevamo organizzato insieme addirittura una partita a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Emilia. E avevamo organizzato un Napoli-Bayern di Monaco, il cui ricavato era andato a sostegno di quella calamità, a cui poi il Napoli Calcio e il Bayern avevano addirittura integrato altre risorse e sono andate a rimettere in sesto una palestra e un centro sportivo, e il sindaco non manca di ricordarcelo di quella località ogni anno, no? Quindi, insomma, lo ricordo perché il Napoli Calcio è sempre stato molto attento e molto sensibile. Maurizio, confermi che ci saranno 3 partite anche quest'anno, no? Sì, non meno di 3 partite, quindi 3 partite certamente. Bene, allora Walter, se mi posso permettere proprio un piccolo accorgimento per gli amici del Trentino a proposito del firmacopie, forse potrebbe essere utile farlo una tettoia, perché molti bambini stando lì svengono per il sole, e allora potrebbe essere utile magari farlo al coperto. Era un piccolo accorgimento che mi sentivo. Troveremo le soluzioni per dare ai bambini la gioia di avere un autografo come si deve. Oppure un bel cappellino del Napoli, in modo che sta bene. Manca poco alla fine, è quello che ho detto l'altro giorno ai giocatori, insomma, se li facciamo bene giorno per giorno questi 120 giorni possiamo avere delle soddisfazioni alla fine. È tutto ancora, tranne la Coppa Italia, è tutto ancora in ballo, purtroppo. Ci dispiace molto essere usciti, ma abbiamo reagito bene domenica, adesso inizia l'Europa League, prossima settimana, la squadra sta bene e penso che questi 120 giorni li faremo bene. Nei 120 è inserito il 29 maggio, c'è la finale di Europa League. Dove? A Baku, in Azerbaijan. Pensavo che non lo sapevo, eh? No, come non lo sapevo, mi sta... No, io... Si è dimenticato il 14 di agosto. Cosa c'è il 14 di agosto, Walter? La finale di Supercoppa. Europea. E certo. Perché a me piace quella europea. Vabbè, quella italiana pure non sarebbe male. Allora, adesso salutiamo... Scusami, Nicola, pure quella italiana con la vincente della Coppa Italia. Certo. Salutiamo mister Ancelotti, perché per mantenere questo straordinario livello di risultati che Napoli sta avendo, gli allenamenti credo che si debbano fare, e quindi grazie. Carlo resta il presidente De Laurentiis insieme a tutti gli altri ospiti del Trentino Edoardo. È inutile, diciamo, inseguire Ancelotti, perché al di là di un saluto non dirà nulla. Abbiamo forse adesso. Grazie, ringraziamo Carlo Ancelotti e continuiamo. Allora, eravamo arrivati ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Microfono. Prego Antonio. Ciao Aurelio. Le regole del giornalismo non le ho scritte io e purtroppo neanche tu, e con ironia ti dico, per dare maggiore spazio sempre a una occasione del genere c'è bisogno di un titolo forte. A luglio ci sarà Amsica,
ci sarà una cattiva. Il titolo forte lo deve fare il giornalista che è presente. Appunto. Non lo deve fare il vice direttore di un giornale o Ma non ti preoccupare, poi di queste cose poi parleremo. Questo è grave. Ma mi dici se viene Amsi Cattimano? La Gazzetta dello Sport. No. È stato un titolo, secondo me, sciocco. Non, è stato criticato da tutti quanti i tifosi, non da me, ecco perché io ne parlo, se no non ne avrei nemmeno parlato. Cioè, capito? Allora voglio dire. Ma mi dici se viene Amsi Cattimano? Ma tu ti vuoi fare cazzi? Io perciò non te l'ho fatta la traccia. Vabbè, ma qualcuno doveva pur farla, cioè. Non possiamo andare via senza che ci dica qualcosa Aurelio, no, un attimo. La sua sintesi mi serve in questo momento, giornalisticamente. Qual è la sintesi? Il tuo potere di sintesi, dico, no? Quella che hai espresso poco fa prima nella risposta. Ragazzi, vi ho già detto. Allora. T'ho fregato, dai, a me non resisti, non riesci. Tanti anni fa ero seduto a Londra in un tavolo dove lì c'era Galliani e si sedette accanto a me Mino Raiola. Io non sapevo nemmeno chi fosse. Io parlavo e lui a un certo punto piano piano, come sai, la goccia che comincia, mi comincia a parlare di Amsi. Ma scusa, ma tu perché tu che cazzo c'entri con Amsic? Perché mi stai a fare tutti i livelli? No, perché? Oh. Insomma, praticamente volevano Amsic al Milan. Io assolutamente dissi di no. Mi telefonò poi il signor Moratti. Aurelio, senti, mi dicono i miei... No, guarda, Massimo, anzi che non si muove da là. Ah, dai, hai fatto bene a dirmelo, perché così io dico ai miei di fermarsi. Bravo. Poi, Allegri, che era sempre stato un estimatore fin da quando stava a Milan di Amsi, parlando con lui mi faceva sempre dei grandi complimenti per Amsi. Evidentemente, quando è passato alla Juventus, 2 anni o 2 anni e mezzo fa, lo stesso Amsi venne a dire: Presidente, io ho una richiesta per te. Stai buono, non si va da nessuna parte, si deve stare qua. Tu sei la bandiera del Napoli. Ora, questo ragazzo, quest'estate, mi ha chiesto di andare via e di andare in Cina. Però d'estate il movimento cinese è un movimento che si raffredda, perché il movimento forte è proprio nel mese di gennaio e febbraio. Per cui io, da un lato, ad un giocatore che era stato con noi 11 anni e che si era sempre comportato in maniera adamantina, non potevo certo negare una sua richiesta che avevo già negato molte volte negli anni passati. Io gli dissi: ma tu sei convinto che vuoi finire la tua vita calcistica in Cina? Sei convinto? La tua famiglia ci hai parlato? Dopodiché questa offerta, su una mia richiesta, fu giudicata troppo alta e non si presentò nessuno. Ma eravamo stati stimolati in nome e per conto di Amsic dal suo agente Venglos. Allora, tra l'altro, io, avendo cambiato allenatore, non volevo sottrarre un pezzo importante prima di aver sperimentato i Fabian Ruiz, prima di aver sperimentato le nuove composizioni sul campo che avrebbe creato e utilizzato il mister. Quindi io ero contento che lui non fosse partito. Poi abbiamo visto che comunque Carlo Ancelotti è uno che fa giocare tutti, che sperimenta tutti, anche in maniera ardita, anche a suo rischio, perché uno più conservativo potrebbe dire: ma io voglio fare più punti di Sarri, mi metto lì, ho la possibilità di farlo. E invece no, lui, devo dire,
che è stato straordinariamente corretto. C'è uno che dice: no, io voglio vedere questo Napoli, che potenzialità, per poterlo fare devo rischiare, perché chi non risica non rosica, e io devo vedere tutti quanti i vari giocatori che capacità c'hanno. Poi tra indisponibilità, squalifiche, febbri, perché voi non è che c'avete il bollettino medico sul Corriere dello Sport, sulla Gazzetta dello Sport, su Sky Sport, cioè qui ogni giorno c'è qualcuno che sta male, qualcuno che ha avuto la diarrea, qualcuno che ha avuto questo, qualcuno che ha avuto quell'altro, qualcuno che... E noi lo diciamo per privacy. Mi è venuto a mancare un parente, una cosa... Cioè, voglio dire, voi credete che questi siano degli automi? E non è così. Sono delle persone umane con tutti i vantaggi e gli svantaggi di una persona normale. Poi sono degli atleti, in più quindi l'atleta va più soggetto a delle sollecitazioni, è più esposto. Allora, voglio dire che Hamsik abbia chiesto di partire in un momento in cui noi comunque a centrocampo siamo più che consolidati e più che oltre misura, non ci creerebbe un problema. Quindi è una cosa alla quale Ancelotti ha dato il suo benestare. Adesso però, poiché tra i cinesi e i napoletani c'è una bella differenza, perché quando un cinese può fare più napoletano di un napoletano, insomma, giochiamocela a 3-7 sta partita, andiamo a vedere. Quindi io, come si dice, vedere cammello, allora vediamo quello che accadrà. Per me, ripeto, gliel'ho detto a Marek, dico: senti, questa è la tua casa, e anche se tu dovessi partire un domani, volessi ritornare, sarà sempre la tua casa, felice di riaccoglierti, perché sei un pezzo della storia del nostro Napoli, credo che la città ti voglia bene, sei uno che addirittura si è comprato una casa a Castel Volturno, ha vissuto attaccato al campo di allenamento, cioè voglio dire, più di così non so che cosa si possa pensare e dire. Comunque è una bella storia, no? È una bellissima storia, no? Ma poi voglio dire, non è che tutte le volte che io gli ho detto di no si è messo lì a giocare male, ha sempre fatto il suo dovere, quindi è una persona che da un punto di vista professionale è impeccabile. Allora, Mediaset, poi a chiudere Teleluna, volevo solo ricordare, Aurelio, che quest'anno nel ritiro ci saranno tutti giocatori dall'inizio, perché non abbiamo competizioni, non abbiamo europei, campionati del mondo. E quindi per voi non ci sarà un momento, un lack di... Diciamo, questo è da ricordare, secondo noi, vero Maurizio, anche ai tifosi, quindi a differenza magari di altri anni, già da subito chi volesse, anche nella prima settimana, nelle prime due, troverà tutti i giocatori che desidera. Prego Mediaset. Presidente, volevo farle un'altra domanda, però mi voglio agganciare a questa su Hamsik. Presidente del Trentino? No, il presidente l'eventuale addio di De Laurenti, di Hamsik, mi scusi, potrebbe essere l'inizio di un cambio generazionale all'interno del Napoli, con altri giocatori che magari chiudono un ciclo? Ma voi sapete che io ho sempre puntato sui giovani, è sempre stata una mia maniacale dichiarazione e impostazione. Ho sempre contestato tutti quelli che, magari anche con ragione, mi dicevano: no, ma questi devono giocare prima in Serie C, poi in Serie B. E io dicevo, ma uno che è bravo, sì, poi magari ti può mancare la testa, quindi può essere che ti sbaglia 2, 3, 4 partite. Certo che un De Rossi che ti rientra e che ti fa anche vocalmente il regista della partita serve, no? Però io credo che con Carlo Ancelotti
noi non abbiamo nessun problema a immettere ulteriori giovani calciatori nella nostra compagine, non credo proprio, quindi la nostra filosofia non cambierà. La seconda, nell'ultimo Consiglio federale Gravina ha parlato come di svolta epocale sulla modifica dei campionati dal prossimo anno, cioè le leghe potranno richiedere il loro format. Come Serie A richiederete quella a 18 squadre? Guardi, non mi faccia dire delle cose che risulterebbero antipatiche, lei lo sa come io la penso, no? Tra la Formula 3 il karting, la Formula 3, la Formula 2, la Formula 1. Quindi vediamo, perché poi è chiaro che se la Federcalcio lo decide lei, lo deciderà lei, o se lo dovesse decidere il governo dello sport, lo deciderà il governo. Se lo devono decidere le leghe, diventa molto più complicato, perché chi è che rinuncia per fare spazio ad altri? Allora, il giorno che lei dovesse dire, guardi, guardate, così come in Formula 1 per poter competere devi avere questo tipo di automobile, questo tipo di soldi, questo è... e uno dovrebbe fare la stessa identica ipotesi abbinata ad altri fattori sportivi, e diventa problematico. Ma qui, signori miei, non si è avuto, perché sono anche le poltrone istituzionali, sono delle poltrone scomode perché vivono sui voti. Allora lei sa quante squadre non si sarebbero iscritte ai campionati negli anni passati se avessimo dovuto controllare i debiti e i conti? Quanti? Quasi l'80%, l'ha detto lei, non lo dico io. E quante in Serie B? E quante in Serie C? E allora, se noi non facciamo sempre il solito discorso, no? La liceità. Cioè, se tutto quello che è illecito diventa lecito, io alzo le mani, perché io non farò mai un illecito, non fa parte della mia cultura. E quindi voglio dire, lei si dia le risposte che vuole. Teleluna. Torniamo a parlare del ritiro, la stessa domanda per il presidente De Laurentiis e per il presidente Rizzi: qual è il segreto, qual è l'ingrediente per far durare così a lungo un matrimonio? Prego, Luciano. Personalmente è per me simpatico De Laurentiis. Ma lui voleva sapere se trombavamo bene. No, questo voleva sapere. Seconda cosa, quest'estate devo dare una spazzolata a carte, perché non ho ancora capito se gioca bene e non si vuole misurare, o se gioca... Allora facciamo un test. La verità è che una squadra così con tanti tifosi, che sia disposta a fare un allenamento classico in termini di periodi, 21 giorni, per noi l'ideale, perché va considerato che quel mese è un mese difficile turisticamente, perché una volta il luglio era il cuore della stagione, adesso diciamo che la stagione estiva si è spostata più verso settembre, a parte il cuore dell'estate, il giugno era per quello che una volta erano i pensionati, adesso il patronato non dà più soldi, per cui il nostro, tra virgolette, impegno è lavorare su quello che è il mese di giugno e il mese di luglio. Il mese di luglio per il Napoli effettivamente ne beneficiamo non solo in termini di presenza ma anche in termini di immagine, perché poi c'è il tifoso che parla, c'è il passaparola che vale ancora più di internet, cioè il venire, provare e parlare ai colleghi di lavoro che si è stato bene, secondo me è ancora la chiave di svolta, per cui ringraziamo per la scelta. Aurelio? Ma perché il Trentino? Perché il Trentino, veda, io sono uno che non ha più alzato la testa da quando avevo 19 anni, ho sempre lavorato perché mi piace lavorare, e ho trovato la stessa identica attitudine in questa terra, in questo Trentino, dove io sono uno che vorrebbe fare il contadino, no? Ecco, diciamo che forse ci unisce questa idea un po' contadina e un po' colta
di come essere sul pezzo. E loro stanno sul pezzo, non lo mollano un secondo, perché il loro, la loro creatura, il loro investimento, il tempo che dedicano, anche a scapito delle loro e delle nostre famiglie, perché quante mogli ci vorrebbero avere più tempo vicino, quanti figli desidererebbero avere più vicino noi, non solo come esempio ma anche come guida quotidiana. Però in questo essere lavoratori di fino ci accomuna un fil rouge comune. Bene, signori, vi ringraziamo, vi ricordiamo che naturalmente Maurizio Rossini, Luciano Rizzi, Romeo Mugini sono a disposizione se volete, soprattutto per le televisioni, avere ulteriori approfondimenti, e vi aspettiamo tutti a rimanere. Ragazzi, poiché qualcuno non ha fatto breakfast questa mattina, poiché qualcuno magari è abituato a fare gli aperitivi, qui c'è un buffet qua fuori appena uscite, che non ci siamo dimenticati di voi comunque.